si chiamano smart building o anche building innovation, ovvero edifici che hanno un ruolo da protagonisti. In particolare, le grandi infrastrutture che, dotate di sistemi intelligenti connessi alla rete, potranno contare su una gestione smart sia ai fini del risparmio energetico che della sicurezza, offrendo più strumenti di controllo tanto alle amministrazioni cittadine quanto ai residenti tramite applicazioni mobili. Se ne è discusso in un convegno organizzato dalla CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Bari. Le novità sono che il sistema casa prossimo 21 sarà più condizionato dai servizi che la casa offrirà che dall'involucro, e in questo senso acquista valore impianti domotica e efficientamento energetico. Collegare l'idea di innovazione e dello smart building, così come si chiama, preferisco la parola smart perché parlare di edificio intelligente è un po', mi sembra una forzatura, le cose non possono essere intelligenti, mentre smart è una parola più larga. Preferisco parlare di quello è il cuore delle smart city, quindi non partire dall'edificio smart collegando e partendo soprattutto dall'efficientamento è la proposta che noi facciamo oggi alla Regione e siamo certi che troverà accoglienza. Viene ribaltato così il concetto di casa che diventa sistema. Non si tratta più di costruire ovunque e comunque, la sostenibilità è il principio guida. Tecnologia, applicazioni e servizi digitali sono invece gli elementi indispensabili per realizzare l'edilizia di nuova generazione. Oltre 80 aziende in vetrine con una massiccia partecipazione, circa 4.000 addetti. Il padiglione 10 della Fiera del Levante di Bari è stato il luogo della discussione sulle politiche di incentivazione per rilanciare una filiera, quella dell'edilizia, che soffre ancora le conseguenze della crisi economica. Proposte presentate anche alle istituzioni. Il CNA chiama, la Regione risponde. Mi pare un'iniziativa straordinaria da parte di un'organizzazione importante qual è la CNA. Questo è un settore vitale, ha sofferto molto la crisi, all'interno della crisi più generale del sistema edilizio, però ci sono tanti segnali di ripresa. E qui c'è un sistema imprenditoriale che può contribuire a far accelerare l'uscita da una crisi assai pesante. In più è un monito al sistema fieristico, soprattutto alla nostra Fiera del Levante che è in grande sofferenza. Spero che rapidamente ci sia un assetto organizzativo strutturale che possa avviare una specializzazione del sistema fieristico, perché non possiamo continuare ad andare avanti con la nostra campionaria, e quindi la CNA ha dato anche un segnale di quella che potrebbe essere la prospettiva del nostro sistema fieristico intorno alla Fiera del Levante. Il leitmotiv è stato: liberiamo le energie degli imprenditori, energie vitali, così come ha spiegato anche il commissario della Fiera del Levante, Antonella Biceglia. La Fiera del Levante è da rilanciare, non più campionaria semplice, ma cos'altro? Fiere specializzate, come questa iniziativa che CNA ha voluto organizzare in Fiera del Levante in questi giorni, che rappresenta benissimo il modello a cui noi dobbiamo tendere, una fiera che riesce a coniugare imprese e operatori specializzati del settore, che si incontrano e ragionano sui temi dell'innovazione, delle competenze e dell'internazionalizzazione. Queste sono le direttrici che noi dobbiamo percorrere per un vero rilancio della Fiera del Levante. Cosa dobbiamo aspettarci per settembre? Dobbiamo aspettarci alcune importanti novità, perché noi pensiamo che appunto questo meccanismo noi possiamo già cominciare ad introdurlo per settembre, e quindi delle piccole start-up specializzate di settore che proprio sui temi dell'innovazione, quest'anno sarà l'80esima edizione, quindi il tema dell'innovazione anche agito attraverso le giovani generazioni sarà la traccia portante della nostra manifestazione di settembre.